metà del XVII secolo, il duca Carlo Emanuele II di Savoia e la duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia decidono di costruire un nuovo gioiello da aggiungere alla corona di residenze che circonda Torino. L'incarico di disegnare un luogo destinato al piacere e alla caccia viene assegnato all'architetto di corte Amedeo di Castellamonte. Il progetto di grandioso impatto scenografico comprende il palazzo, il parco, i boschi di caccia e un intero borgo. La residenza nasce insieme ai giardini all'italiana e un gioco di sculture, e poi ancora fontane, scalinate spettacolari e terrazze su più livelli. Un parco alto al piano del palazzo e un parco basso al piano della peschiera. La trasformazione della Reggia in caserma comincia all'inizio dell'Ottocento, dopo l'arrivo di Napoleone. La fuga è il successivo ritorno dei re. Scompare il disegno dei giardini spianati in una piazza d'armi per le esercitazioni militari. Cavalli, cannoni e moschetti sostituiscono aiuole, fontane e sculture. Il complesso conosce le divise delle guerre d'indipendenza e quelle dell'esercito italiano durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Tolto il presidio militare, la Reggia diventa preda dei vandali, che spogliano il palazzo di tutti i materiali riutilizzabili. Un periodo d'oblio riscattato dai generosi tentativi della comunità e della soprintendenza dei beni architettonici di scongiurare l'irreparabile. Il restauro della Reggia e dei giardini è parte del progetto La Venaria Reale, che include anche il recupero del borgo antico e del parco della Mandria. Avviato nel 1998 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dalla Regione Piemonte con il sostegno dell'Unione Europea e del Ministero dell'Economia e la collaborazione della Provincia di Torino, del Comune di Venaria e del Comune di Torino. Il progetto riporta alla luce affreschi, decorazioni e testimonianze archeologiche attraverso metodologie di intervento all'avanguardia. È la più grande opera di conservazione di un bene culturale mai realizzata in Europa. 100.000 metri quadrati della superficie dell'intero complesso sono stati restaurati, 9.500 metri quadrati di stucchi recuperati e 1.000 gli affreschi riportati alla luce. Corso di visita al piano nobile, la magnificenza di una corte europea, è suddiviso tra 600 e 700, così da mostrare all'interno dello stesso edificio due cerimoniali diversi tra loro. Il 600, la residenza di caccia e piacere, con al suo centro la sala di Diana. Il 700, il palazzo dei re, una passeggiata regale lungo le sale auliche che fa rivivere il prestigio del passato. Il trionfo di luce dell'immensa Galleria Grande, capolavoro di Juarra, mostra la maestosità e la regalità di questo luogo.